Ciao a tutti amici, ben ritrovati. Oggi parliamo di una stilografica prodotta negli anni 80, la Osama. È una stilografica un po' particolare, come vedete, con una forma molto pronunciata a sigaro, una forma un po' tozza. Una penna che con la quale ho scritto anche abbastanza in un certo periodo della mia vita, perché me la portavo dietro. E insomma era una di quelle penne che non aveva paura di niente, me la regalò un amico, quindi c'era anche così questo legame affettivo e sì, insomma ci ho scritto abbastanza. È una penna che per me, a me che piacciono le penne, quelle un po' corte, quelle da tenere in mano e con un certo peso, aveva tutte le specifiche per accontentarmi. Infatti al di là del gusto estetico esteriore, un cappuccio mille righe come si può vedere, che non è diciamo proprio quello che apprezzo di più in assoluto, la penna ha anche delle belle finiture, delle buone finiture, ha questo come possiamo dire, questo puntale sul cappuccio che è in metallo, così come tutto il corpo della penna, una clip dorata su un cappuccio però d'argento, anche se il tempo purtroppo l'ha scurito un po', e lo stesso tipo di metallo lo troviamo sul fondello posteriore a chiudere, segmentato da una veretta, eccola qua. Il colore è un verde un po' un verde scuro un po' cangiante, anche non è una tinta unita. Il cappuccio termina con questa veretta, vediamo se riesco a inquadrarvela, sulla quale è scritto Osama, e insomma l'aspetto che colpisce di più è proprio questa forma tozza. Anche la scatola, che ora non ho più, era una scatola ovale, un cofanetto ovale, conteneva per l'appunto la penna. L'apertura è a scatto, il cappuccio si innesta a scatto, come sentite, e ancora che diciamo non mi soddisfano molto dal punto di vista estetico, ci sono queste tre scanalature in progressione. La prima è quella che permette di agganciare il cappuccio, la seconda è quella che fissa, scusatemi, eccolo qua, il gruppo scrittura, e poi il pennino, ancora un piccolo anello a terminare la corsa dell'impugnatura. Insomma, diciamo che è abbastanza varia. A me che piacciono le forme pulite, qui insomma di pulizia formale non ce n'è molta, però si impugna bene, è piccola, ha un certo peso perché stiamo parlando di un corpo in metallo, quindi anche con il suo peso. L'alimentazione avviene attraverso cartucce, non credo che ci possa stare un converter Pelican, però è da provare, non ho neanche mai provato. Il pennino è uno di quelli Iridium Point, un West Germany che non ha nemmeno la gradazione, però è un pennino che fa davvero il suo dovere. Questi pennini che sono stati prodotti nel corso degli anni, e ce ne sono un po' di tutte le misure per accontentare un po' tutti quanti, vanno provati, perché ce ne sono alcuni che funzionano davvero bene e hanno anche delle doti di dolcezza, di morbidezza, come questo qua, altri che invece sono proprio duri, altri che hanno un tratto invece un po' più grosso, questo è un tratto fine, sebbene per l'appunto non sia specificato, perché vanno provati. Venivano venduti e montati su molti prodotti per terzisti, quindi ce n'è tanta varietà, sia come gradazione che come lunghezza. Anche la lunghezza del pennino ovviamente influenza poi la scrittura. Questo, per essere una penna così corta, è un pennino lungo, è un pennino grande. Il pennino grande di questa serie di solito favorisce per l'appunto la dolcezza, la morbidezza, piuttosto che essere un pennino duro. Bicolore, argento e oro, giusto per dargli un vezzo in più. Però, ripeto, la caratteristica principale di questa penna è come casca in mano, come si impugna, e quella che è la piacevolezza che ne deriva nell'uso. Andiamola a provare. L'inchiostro che ho scelto per la cartuccia di questa penna è lo Schiffer Blue, un inchiostro
molto bello, con un'ottima formulazione, un inchiostro che mi fa arrabbiare proprio perché è così bello una volta messo giù e poi sbiadisce, si affievolisce, diventa un po' smortarello. Peccato perché è un ottimo inchiostro, è molto piacevole usarlo su moltissime penne, anche penne molto importanti, molto prestigiose. Allora, prova. Vedete che bel pennino? Infatti prova pennino, in realtà non è prova pennino, ma prova penna stilografica. Osama. L'inchiostro abbiamo detto essere tutti questi pennini della serie Iridium Point avevano come caratteristica una rotondità, chiamiamola così, una rodiatura sul pennino che li rendeva molto, molto fluidi, molto scorrevoli. Anche questo che è un extra fine, come vedete, non ha su una carta un po' ruvida come questa, non ha alcun tipo di impuntatura. Voglio provarla sul blocco, quello con una finitura un po' più levigata, proprio per mettere in risalto queste altre caratteristiche. Vediamo come sì, peccato per questo blu che è così bello. Anche per verificare come sia il colore, la vera tinta di questo inchiostro su una carta bianca. Allora, prova, che bello. Quanto ho scritto con questa penna. Perché è corta, ma vedete, permette di essere buttata di qui e di là e poi riprende subito la sua traiettoria. Prova a usare una stilografica, pennino. Perché resta comunque un tratto fine, e lì un po' io scrivo fine, anche se in realtà non c'è gradazione, ma è veramente, veramente fine. Inchiostro. Inchiostro shift. Blu, su. È proprio bello. È una penna, anche questa, che si trova usata, l'ho vista in qualche asta su eBay a 10 euro, 15 euro, se è tenuta bene. Vale la pena provarla, intanto perché il corpo è in metallo e quindi se siete degli amanti delle penne, quelle che hanno un certo peso, questa qui funziona molto bene sotto questo aspetto. È pesante ed è questo anche che permette una governabilità, una gestione della penna che magari altri non hanno. Poi il fatto che il pennino, vedete, non si può definire né elastico né tantomeno flex, però è molto incline, è dolce, quindi è incline anche così a percepire quando le si dà un pochettino di pressione, quindi se devo rimarcare qualche tratto, qualche cosa, posso farlo proprio usufruendo di questa dolcezza che forse è indotta più da una lunghezza, perché avete visto quanto è lungo il pennino rispetto alla penna stessa, sta di fatto che è molto piacevole questa penna. Quindi in conclusione cosa possiamo dire? Una penna che magari non è così bellissima esteticamente, un po' tozza, è un sigaro come vedete che è molto corto e tozzo, però la scrittura risulta comunque piacevole. Una penna, quella della Osama, che ha avuto più versioni nel corso degli anni, se trovate un pennino Iridium Point a posto come questo qua, che è un pennino, vi dicevo, un pennino di tipo fine, anche se non c'è gradazione scritta, come vedete si può veramente ottenere un tratto molto fine, ve lo faccio vedere un pochettino ingrandito, diciamo che quasi quasi
potreste farci anche un pensierino, perché no? È una bella penna che vi mette in moto un po' anche così, l'ispirazione per disegnare, per fare qualche carattere un po' più artistico e non solo gli appunti che si prendono quando serve appuntarsi delle cose. Grazie a tutti amici, vi aspetto ai prossimi video. Ciao ciao!